Elenita di Liberatore spiegare l'educazione nello sport a questi giovani atleti o gli atleti del futuro? Beh, è stata semplice perché ha avuto una platea attenta, si vede che c'è un lavoro alla base da parte della dirigenza e delle famiglie. Ovviamente ribadire certi concetti aiuta sempre affinché loro possano centrare gli obiettivi, che è quello di arrivare il più lontano possibile, sicuramente investendo su loro stessi. Chi gioca lealmente vince sempre, perché noi crediamo che la lealtà sportiva sia una delle strade per arrivare anche a una cultura della legalità civica. Noi crediamo che attraverso lo sport i nostri ragazzi possano essere degli uomini migliori in futuro, anche se non faranno i calciatori professionisti. Quindi è un tema sentito, siamo contenti di averlo sviluppato nell'aula magna del liceo scientifico e quindi insomma è stato un pomeriggio importante per noi, tanto quanto quello del 2 settembre quando venne Massimiliano Allegri a trovarci. Da quest'anno avete l'aiuto di questo, del VAR, come vi siete calati su questa novità? Beh, ci siamo calati bene, oserei dire, perché tutto ciò che può aiutare la performance arbitrale è ben accetto. Ovviamente stiamo lavorando per ottimizzare ulteriormente questi equilibri. Una cosa che farà bene al calcio o comunque susciterà sempre delle polemiche? Ma no, io parto dal presupposto che comunque è necessario anche avere un certo atteggiamento culturale nei confronti dei fruitori del calcio. Lavoriamo anche sulla parte culturale. Quella tecnologica e quella arbitrale noi ci impegneremo al massimo affinché si riducano il più possibile gli errori. Secondo lei Zeman può essere la scelta ancora giusta o va rivisto qualcosa? Io dissi a inizio anno, magari attirandomi anche qualche antipatia, che non vedevo il Pescara fra le prime due. L'importante è che il Pescara sia fra le prime otto. Il Pescara deve assolutamente rimanere agganciato al treno dei playoff, pur sapendo che probabilmente ci sono almeno due o tre squadre più attrezzate. Non si deve perdere fiducia e si deve recuperare la brillantezza. Bisogna che ci sia una saldatura tra staff tecnico, calciatori, società e pubblico, che non deve abbandonare la squadra in questo momento.